questa è la regione che ha difeso con l'aiuto del governo la sua banca, ha consentito un salvataggio onorevole. Cercheremo nel futuro di salvaguardare coloro che sono stati danneggiati, e la notizia di oggi è che la regione chiede di entrare nel capitale della Banca Popolare di Bari con una propria quota rilevante per poter dare serenità, certezze agli imprenditori pugliesi e italiani che intendono lavorare con questa banca. Ma noi siamo anche la terra che innova, abbiamo una misura che chiamiamo mini bond, che consente alle imprese di finanziarsi a prescindere dal circuito del credito bancario, ed è una misura molto apprezzata da tutti gli imprenditori. E poi ci sono le ultime misure, quelle che oggi verranno rifinanziate. Vi annuncio il rifinanziamento per altri 70 milioni di euro delle misure anti-Covid, che il presidente di Confindustria Fontana oggi mi ha detto essere, secondo il suo giudizio, la migliore misura mai adottata in Italia durante questo periodo. Questo ovviamente mi ha riempito di orgoglio, e se ho capito bene addirittura si chiederà al governo nazionale di estenderla a tutta l'Italia, perché tutte le organizzazioni datoriali italiane hanno molto apprezzato le misure della Puglia. Quindi la Puglia è numero uno non solo nel turismo, nella tutela dell'ambiente, non solo cresce in sanità, ma è la regione del sud indiscutibilmente più attiva e più moderna anche nella promozione delle attività economiche. Quindi non c'è nessun bisogno di cambiare la guida della regione. Sono qui a sostenere Michele Emiliano, che ha fatto un lavoro straordinario in tutti questi anni e poi durante il Covid. Emiliano è stato un perno, un pilastro di una strategia di contrasto alla pandemia e di rilancio dell'economia, anche con misure molto importanti che sono state prese in Puglia, che sono state complementari e rafforzato anche quelle nazionali. Di queste elezioni regionali influiranno sul futuro del governo? No, non influiranno sul futuro del governo, influiranno sul futuro della Puglia e dei pugliesi, che hanno l'opportunità di confermare e rilanciare un'esperienza di questo governo che credo debba rendere tutti i pugliesi orgogliosi del mondo. Adesso la Puglia è un brand di successo e quindi davvero abbiamo l'opportunità, anche facendo squadra, governo nazionale, governo regionale, amministratori, forze sociali, produttive, di fare un grande patto per il rilancio del Mezzogiorno, di cui la Puglia può essere la regione trainante. Votare Emiliano in Puglia significa rafforzare l'idea di un paese che è stabilmente dentro la cornice europea, di un paese che fa dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile, della transizione energetica, della sanità, della scuola pubblica un punto fermo. E votare Fitto significa un ritorno al passato, votare i candidati che di fatto sono sostituiti fisicamente da Salvini e Meloni porta l'Italia fuori dall'Europa.